Lo Stato di puro diritto, cioè il codice civile, al proletariato, è come andare a offrire un paio di scarpe a chi non ha i piedi. Ecco la ragione per cui si è creata un'antitesi tra scuole liberali e scuole socialiste. Le scuole socialiste hanno ragione quando affermano l'istanza sociale e hanno torto quando negano lo Stato di diritto. E le scuole liberali hanno ragione quando affermano lo Stato di diritto, hanno torto quando negano l'istanza sociale. Noi dobbiamo creare un diritto della persona umana con contenuto patrimoniale, cioè una proprietà che abbia il contenuto del valore economico, e questo noi lo vogliamo fare col reddito di cittadinanza, cioè con la proprietà popolare della moneta, in modo che quando il cittadino spende i suoi soldi, che non costano nulla, il denaro non costa nulla, costa carta e inchiostro, ormai è pacifico questo, la riserva non serve, tant'è vero che il 15 agosto del 71 la riserva è stata abolita con la fine degli accordi di Bretton Woods. Dice la riserva non serve. Questa fine degli accordi di Bretton Woods vuol dire che dal 15 agosto del 71 il dollaro che si era vincolato, era stato vincolato a una riserva di 35 dollari per ogni oncia d'oro depositata, da quella data doveva valere zero, perché non era più convertibile se fosse stata vera la teoria della riserva. Mentre non solo non è stato abolito il dollaro, ma si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Noi siamo una colonia. E allora volete sapere perché la prova di questo? È venuto il padrone, l'imperatore della colonia, il delegato del grande capo che sta in America, il quale ha detto a Berlusconi: stati attento quando nomini, perché? Perché ci sta questo signor Ruggero che dovrebbe far ministro degli esteri. Dico, quando mai in uno Stato libero interviene un altro Stato per dire come devi fare il ministro? Quel ministro giustamente, quando tratta grandi questioni come li tratta il Ministero degli Esteri, e quali interessi serve? Quello dell'Italia o quello di chi gli ha fatto avere la poltrona, che gli ha dato il posto? È chiaro che noi oggi siamo in un regime di subordinazione coloniale che è essenzialmente monetaria. Ecco perché noi diciamo la proprietà della moneta. Noi dobbiamo togliere la proprietà della moneta alle banche centrali di tutto il mondo. O noi siamo capaci di fare questo o è inutile che perdiamo tempo né a insegnare l'economia, né a fare politica, né a fare governi, né a fare campagne elettorali. Perché chi comanda è chi ha i soldi. Perché coi soldi che fa l'America? Io non ti faccio entrare il petrolio in Europa. E allora uno spiega perché. Perché è intervenuta l'America nei confronti dei popoli arabi, ha detto non importiamo dalla zona dei popoli arabi i petroli, no, deve passare attraverso la rete controllata dal dollaro. Il Kosovo lo stesso, perché è avvenuta la guerra in Kosovo? Perché è venuto, si è spostato dagli Stati Uniti lì per venire? Hanno detto perché? Perché era cattivo, i serbi erano cattivi, ammazzavano i bambini. Quelli là, ma di genocidi nel mondo ce ne sono in quantità enormi. Allora, se questo è vero, allora se vuoi fare la sentinella o la guardia di sorveglianza per tutti i popoli del mondo, allora tu America devi applicare un principio di giustizia. Dovunque si verifica un genocidio, tu devi intervenire. Benissimo, allora vediamo i precedenti. Pronto? 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 Sì, mi dica. Avanti, parli. Pronto? Parli, lo sento. Mi dica. Pronto? Io sto a sentire, ma lei deve rispondere. Io non parlo al telefono, deve sentire la televisione. Pronto? Purtroppo. Pronto? Pronto? Pronto, io sto a sentire. Per favore, la segreteria deve avvertirla questa signora. Pronto?
così. Ecco un momento di pausa perché... Ora, questa situazione, quindi, è una situazione che ci fa capire che noi adesso ci troviamo nella condizione di scegliere tra mangiare la minestra o saltare la finestra. Cioè questi ci dicono, a noi delle vostre opinioni non ce ne importa niente. Perché? Perché l'unica moneta che sarà a disposizione dei cittadini europei sarà l'euro. E l'euro viene emessa dalla Banca Centrale Europea prestando, cioè addebitando. Quindi noi con l'avvento dell'euro avremo un debito non dovuto, senza nessuna contropartita, nei confronti della Banca Centrale Europea, dove comanda un banchiere capo che si chiama Duisenberg, il quale ha sbagliato obiettivamente contro gli interessi dell'Europa, ma qua il problema è quello di vedere se a quei livelli esistono gli errori, prima di vedere se sono perdonabili. Perché, vedete, quando io ho a che fare con un medico che deve fare l'operazione, io ho diritto che il medico, se è un chirurgo, deve capire la differenza che c'è tra un piede e una gamba e un braccio. Questo ha fatto degli errori tali, per cui non è che si tratta di robetta. Pronto? 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 Sì. Pronto? Sente, buonasera professore. Mi dica. Vorrei sapere... Io ho visto domenica scorsa una truppa dal Belgio, dalla Francia, non lo so, che mi ha chiesto per i SIMEC. Sì. Che cosa ne pensi? Dunque, è un'agenzia di grazie. Prego, è un'agenzia di televisioni che è venuta da Bruxelles a Guardia Grele per fare un servizio sul SIMEC, e questo servizio avrà la durata complessiva di un'ora, di cui circa la metà del tempo è dedicata a Guardia Grele e al SIMEC. Questo servizio andrà in onda in Germania, in Francia, in Belgio e in Spagna, e è stata promossa da una grande rete televisiva franco-tedesca. Quindi io ho avuto molta soddisfazione, perché se certi interessi si svegliano vuol dire che noi abbiamo colpito il momento giusto, perché Guardia Grele si trova adesso nelle condizioni di poter costituire il contraltare rispetto a Maastricht, che Maastricht è moneta debito, Guardia Grele è moneta proprietà, perché è la prima volta che su un SIMEC, su una moneta, è scritta l'espressione proprietà del portatore. Non è pagabile a vista al portatore, il portatore è proprietario della sua moneta. Su quella moneta, proprietà del portatore, nessuna banca centrale ha nessun potere. Perché? Perché la banca centrale controlla la moneta quando la presta, perché è in grado di chiederla in restituzione sia allo Stato, sia ai cittadini, sia con le tasse, sia con le pretese delle banche, con gli interessi bancari. Quindi cominciamo subito col dire che questa moneta è proprietà del portatore. E naturalmente torniamo ai grandi valori della moneta d'oro. La moneta d'oro è come il SIMEC, proprietà del portatore senza riserva. Perché abbiamo detto poco fa che la riserva non serve e che questo valore della moneta è senza costo. Quindi, vedete, con la scoperta del valore indotto che ne abbiamo fatto dentro l'università, è come se avessimo scoperto una miniera d'oro illimitata, perché questa miniera d'oro basa sul principio che, come con l'oro, chi trovava la pepita se la metteva in tasca e diventava il proprietario della moneta, così il SIMEC, chi accetta il SIMEC diventa il proprietario della moneta, perché noi, la differenza che c'è tra quello che faccio io e quello che fa Fazio, la banca d'Italia, la banca d'Italia, come tutte le banche centrali, stampa e presta, io stampo e do, e ho detto do, non dono, perché il valore nasce nelle mani di chi accetta, come abbiamo dimostrato con la teoria del valore indotto, e l'abbiamo provato con l'esempio famoso dell'isola deserta, per cui se tu metti a stampare monete in un'isola deserta un governatore, non nasce il valore perché manca la gente, quindi il vero valore della collettività non è il banchiere. Naturalmente...